tema delle sorgenti alternative è un tema che implica ancora parecchi aspetti di sviluppo e di sviluppo integrato probabilmente, cioè non troveremo la soluzione al nostro problema in una fonte alternativa, dove per fonte alternativa si può anche intendere il risparmio, per dire, ma è un lavoro integrato che ci porterà alla soluzione. Impresa, formazione e istituzione devono viaggiare assieme per creare nuovi presupposti della produzione del futuro. Sì. Sì, in realtà questo concetto di creare una specie di rete tridimensionale fatta di, da un lato, le capacità che vengono dal mondo della ricerca, capacità ma anche in termini di laboratori, di disponibilità a sviluppi particolari, questo è il mondo della ricerca. Il mondo dell'impresa, che ha le sue professionalità e le sue esigenze, e poi c'è naturalmente l'istituzione che deve partecipare alla strategia, esserne cosciente. A questo punto uno può immaginare di scegliere un tema tecnologico di qualche tipo, e oggi stasera abbiamo discusso il tema dell'applicazione delle energie sostenibili, il recupero degli immobili dal punto di vista della sostenibilità energetica. Questo potrebbe rappresentare un tipo di richiesta tecnologica, un tipo di speculazione di mercato che viene dall'impresa, un tipo di risposta che viene dalle tecnologie che possono essere consolidate attraverso l'intervento della ricerca, e quindi potrebbe anche rappresentare, attraverso progetti di sviluppo proposti dall'impresa e realizzati assieme al mondo della ricerca, aspetti di formazione, di professionalità che oggi non sappiamo come reperire e neanche forse come impostare. Tutto questo, se potesse avvenire con il concorso delle istituzioni, parrebbe dare una specie di congiunzione veramente molto positiva, attraverso la quale si possano investire risorse in modo produttivo, creare professionalità, sviluppare anche nuova impresa, oltre che dare corso alle ambizioni dell'impresa che esiste. E tutto questo deve essere naturalmente l'espressione di qualcosa che già esiste nella regione e che vuole proiettarsi in avanti, prima per consolidare cose sul mercato nazionale, ma poi per partecipare ai mercati internazionali. Quindi la creazione di queste reti tridimensionali, di questi raggruppamenti a temi tecnologici scelti, è l'essenza del discorso, che mi sembra stasera abbia anche trovato una certa risonanza. A me sta molto a cuore anche l'aspetto della formazione di professionalità, quindi delle scuole di professionalità, che in un mondo ideale, oppure in una lettura molto pratica di quello che si è detto, potrebbe veramente la professionalità essere formata nei giovani attraverso lo sviluppo di questi progetti che l'impresa propone, cui la ricerca partecipa, e attraverso questo si forma professionalità proprio nello stesso momento in cui, o nello stesso atto in cui si dà luogo a un tipo di prodotto innovativo. Nello stesso istante abbiamo prodotto anche la professionalità certificata in grado di contribuire, di lanciarsi e di andare avanti nelle prospettive. Quindi questo è il discorso della formazione del cluster che stasera abbiamo affrontato in modo particolare per quello che riguarda l'energia, l'energia geotermica, le energie alternative, il solare, l'integrazione di questi studi e di queste potenzialità per interventi mirati. C'è il problema reperimento dei fondi, però in questo ambito può arrivare in aiuto l'Unione Europea. Sì, il programma quadro 2014-2020 ha una sua larga disponibilità di fondi, ma esige che esistano delle strutture che non nascono apposta per rispondere a un certo bando, ma che esistano, che abbiano una propria governance. La Comunità Europea le chiama cluster, e che questi cluster partecipino già a una loro autonomia, ma poi
siano loro a legarsi ad altri cluster europei per partecipare ai bandi. E questa, la Comunità Europea esigerà per una grande parte di questi bandi che impresa e ricerca agiscano di conserva e che quindi esistano questi cluster, preesistano questi cluster. La ringrazio molto.